In questo video vi spiego come leggere la notazione degli algoritmi. È quella utilizzata di più ed è anche quella che utilizzo io nei miei video. La lettera R, sta per write, quindi si riferisce al lato destro del cubo. Chiaramente, lato destro è relativo a come posizioneremo il cubo in base all'algoritmo. In ogni caso, quando troverete la lettera R, dovrete applicare una rotazione di 90 gradi in senso orario sul lato destro del cubo, così. Quando troverete la R seguita da un apostrofo, allora dovrete andare in senso antiorario. Si legge right inverted. Così. La regola è che osservando il lato destro, in questo caso il lato destro, dovete andare in senso orario antiorario, a seconda che sia una R o una R con l'apostrofo. La lettera F sta per front, quindi front 90 gradi in senso orario. Poi front inverted, quindi F con l'apostrofo, 90 gradi in senso antiorario. Poi ci sta left, dall'altra parte, a sinistra. Quindi osservando il cubo a sinistra, sul lato sinistro, con la L dovrete effettuare una rotazione di 90 gradi in senso orario. Left inverted, quindi L con l'apostrofo, 90 gradi in senso antiorario. Così. Poi ci sta up, U, che si riferisce alla parte superiore del cubo. Quindi U 90 gradi in senso orario, U con l'apostrofo, up inverted, 90 gradi in senso antiorario. Poi ci sta down, guardando il cubo da sotto, ci sta la D che è 90 gradi in senso orario, poi ci sta down inverted che è 90 gradi in senso antiorario. Così. E poi ci sta back, B, quindi guardando il cubo dietro. B sta per questo, quindi 90 gradi in senso orario, guardandolo da dietro, e poi back inverted, B con l'apostrofo, 90 gradi in senso antiorario. Questa è la notazione base, però potreste anche trovare, ad esempio, R2, quindi è facile capire che R2 corrisponde a una rotazione di 180 gradi, che ovviamente è identica, cioè il risultato finale è lo stesso di R2 inverted, quindi 180 gradi in senso antiorario, il risultato è lo stesso. Questa regola vale per tutte le facce del cubo, quindi front 2, 180 gradi, left 2, up 2, down 2, back 2. Facciamo un esempio. Allora, vediamo questo algoritmo. Up, right, up inverted, right inverted, up inverted, front inverted, up, front. Questo è uno degli algoritmi che viene utilizzato nel metodo a strati. Comunque, se siete all'inizio, non è difficile leggere gli algoritmi, basta un po' di pratica e vedrete che dopo pochissimo riuscirete a leggerli con molta facilità. Ciao, ci vediamo al prossimo video.